Benvenuti a tutti a questa pillola di Power BI del Power BI User Group Italy, nel quale continueremo a vedere come funziona la creazione delle prime semplici misure in Power BI Desktop. Abbiamo creato le nostre prime misure relative alle vendite effettuate e alla quantità di prodotti venduti e adesso creiamo una nuova pagina nella quale vogliamo rappresentare in una matrice per region il totale delle quantità vendute, delle vendite effettuate. Prendiamo invece che region un campo con una cardinalità leggermente minore, facciamo sales area e qui ordiniamo per sales. Ingrandiamo un pochettino il font. E vediamo che queste sono il totale delle vendite in Europa, Asia e America. Se vogliamo sapere a quante transazioni sono imputabili queste vendite, possiamo contare il numero delle righe della tabella sales, perché nella nostra tabella sales ogni riga rappresenta una transazione. Per farlo, ci posizioniamo su sales, clic destro, nuova misura e creiamo la nostra nuova misura. Transactions, definita come il conteggio delle righe della tabella sales. Per contare le righe di una tabella nel DAX si utilizza la funzione count rows, quindi scriviamo count rows sales e diamo invio. Così abbiamo creato la nostra misura, la selezioniamo e la aggiungiamo alla matrice. La formattiamo come numero intero col separatore delle migliaia e vediamo che in Europa abbiamo effettuato 8.000 transazioni circa per un totale di 26 milioni di euro circa. Da notare che questo numero qua sta contando in ogni cella della matrice le righe della tabella sales che sono visibili dati i filtri che sono stati applicati nella matrice, perché come ci siamo già detti, basta collegare delle tabelle tra di loro perché i filtri si propaghino da una tabella all'altra. Nel nostro caso abbiamo selezionato la colonna region dalla tabella customer e stiamo contando quante sono le transazioni effettuate dai clienti che ad esempio risiedono in Europa, in Asia o in America, o quanto ammonta il fatturato a quei clienti lì. È altrettanto vero che se volessimo potremmo aggiungere uno slicer cliccando qui e ad esempio potremmo aggiungere una dimensione come vediamo, possiamo metterci year. Così facendo possiamo selezionare le vendite effettuate tra il 2003 e il 2017 o tra il 2002, 2009 e il 2017 e tutta la matrice verrebbe filtrata di conseguenza. Ora che siamo davanti a questo visual, potrebbe essere naturale chiederci a quanto ammonta la transazione media. Per rispondere a questa domanda possiamo creare una nuova misura che divida il totale del fatturato per il numero di transazioni. Quindi creiamo di nuovo una nuova misura e la chiamiamo Average Transaction, Average Sales per Transaction. E la definiamo come segue. Per andare a capo faccio Shift più Enter. La definiamo come la divisione delle due misure che abbiamo creato. Sales. Attenzione, qua vediamo che Power BI mette il nome della tabella davanti alla misura, ma come ci siamo detti non è buona norma fare questo, quindi adesso la toglieremo. Diviso Transactions. Vado a capo, chiudo e tolgo il nome della tabella per non confondermi e capire che questa è una misura e non una colonna. Una volta fatto così, possiamo dare invio e abbiamo creato la nostra media di vendite per transazione.
la aggiungiamo alla matrice, la formattiamo come valuta, togliamo i decimali che non ci interessano e vediamo quanto ammonta la transazione media. A questo punto potremmo chiederci anche a quanti clienti ho venduto. E per farlo potremmo essere tentati di contare il numero di clienti che si trovano nella tabella customers. Quindi proviamoci, creiamo una nuova misura e la chiamiamo acquirenti, semplicemente. Proviamo di nuovo a utilizzare count rows, customers e diamo invio. Mettiamo la misura nella matrice. La formattiamo come numero con separatore delle migliaia e vediamo che abbiamo questo numero. Ma attenzione, sarà veramente il numero corretto? Quello che stiamo facendo è contare il numero delle righe della tabella customer per le quali Sales Area ha valore euro. E stiamo dicendo che ci sono 1049 clienti nella tabella customer che risiedono in Europa. Tuttavia, io ho chiamato la misura acquirenti perché quello che mi interessa sapere è quanti clienti hanno acquistato da me tra quelli che risiedono in Europa. Perché un cliente acquisti da me, io so che il cliente deve comparire nella tabella sales. Quindi più appropriato sarebbe creare una nuova misura e chiamarla, chiamiamolo acquirenti 2. In questo caso utilizzerò una funzione che non abbiamo ancora visto, si chiama distinctCount ed effettua il conteggio distinto dei valori di una colonna. Nel nostro caso vogliamo contare i valori distinti della colonna customer number della tabella sales. Diamo invio e mettiamo questa misura nella matrice. Come vedete, adesso il numero di clienti è molto molto più basso. Perché? Perché prima stavamo contando semplicemente il numero di clienti nella nostra anagrafica che risiedono in Europa, ma non è detto che i clienti che sono nella mia anagrafica abbiano effettivamente effettuato un acquisto. I clienti che hanno effettuato un acquisto sono quelli che si trovano nella tabella sales e che quindi hanno comprato da me. Questo dovrebbe essere ancora più evidente se invece che una matrice di questo tipo noi creassimo una matrice nella quale abbiamo anno e le due misure che abbiamo creato prima con il numero di acquirenti. Copio il formato per ingrandire un po' i numeri e guardate qua. Ogni anno restituisce lo stesso numero di acquirenti, 2026. Questo 2026 è il totale dei clienti che sono nell'anagrafica. Perché vedo sempre tutti i clienti dell'anagrafica? Perché il filtro dalla tabella calendar, guardate, ok, se stiamo a zoom così, passa alla tabella sales. Ma da sales non passa a customer, la direzione del filtro è da customer a sales e non viceversa. Questo vuol dire che quando io filtro la tabella sales dicendo che l'anno è il 2010, la tabella customer rimane immutata e quando conto le righe di customer vedo sempre le stesse righe per ogni anno. Se invece conto i valori distinti di customer number in sales, allora io sto contando quanti sono gli acquirenti, quanti sono i clienti che vedo nella tabella sales nell'anno 2010. I clienti che vedo nella tabella sales sono gli acquirenti. A questo punto, volendo, potremmo fare un'altra osservazione. Vediamo. Se io mettessi. Riprendiamo la matrice di prima. E se invece che l'anno io mettessi la singola data in riga, potremmo vedere. Tolgo acquirenti che non ci serve più. Se noi facessimo la somma di questa misura qua, anche a occhio scrollando, è facile vedere che il totale di questi numeri qua supera di molto i 500.
qua abbiamo 50, 40, 100, 90, altri 100, altri 100. Perché il totale di acquirenti non restituisce il totale che vediamo al grand total? Perché questo è un conteggio distinto e i conteggi distinti non sono misure additive, cioè noi stiamo contando il numero di acquirenti, il numero di teste che hanno comprato da noi in un certo giorno. Questi 56 clienti qui che hanno comprato il 19 gennaio 2010 possono aver comprato di nuovo da noi il 20 gennaio 2010, il 21 gennaio 2010, eccetera eccetera. Quindi quando non c'è un filtro sul data, io voglio che ogni acquirente conti uno, indipendentemente da quante volte ha acquistato, altrimenti avremmo di nuovo il numero di transazioni e non il numero di acquirenti. Ora, prima di chiudere questa pillola, un'altra informazione che potrebbe esserci, esserci utile quando ci troviamo davanti a questa matrice qui è ad esempio a quanto ammonta la transazione media per cliente, cliente inteso come acquirente. Quindi di nuovo creiamo un'altra misura andando su Sales, New Measure, e possiamo chiamarla Average Sale per Customer e la definiamo come segue: dividiamo il totale delle vendite per il numero di acquirenti. Di nuovo Power BI sta suggerendo di mettere il nome della tabella davanti al nome della misura, sappiamo che non è buona norma farlo, quindi lo rimuoviamo. Diamo invio, mettiamo la misura nella matrice, la formattiamo correttamente come valuta, togliamo i decimali e questo è il numero di, è la transazione media per cliente. Se facciamo 25.833.000 diviso 305 dovremmo ottenere circa $85.000 di fatturato. Grazie a tutti, ci rivediamo alla prossima pillola.